Ma cerchiamo di capire come la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi in qualche modo vede l'apertura di Starbucks. Siamo in collegamento con il vicepresidente di FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Giancarlo De Ida. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi chiamato. Io dovrei chiederle, vince il caffè, vince il frappuccino, a questo punto che cosa succederà? Ma io non so se vincerà il frappuccino, penso sarà un po' difficile, perché per noi il modello del bar è il modello dove vieni accolto la mattina, vieni riconosciuto, non hai bisogno di dire lungo o corto, perché il barista 90 volte su 100 sa già le tue abitudini, viene servito in una tazzina di porcellana della caffetteria o propria e non un bicchiere di carta, però è una grande sfida per il nostro mondo. Essere venuti in Italia, ma per ultimi, dopo aver aperto in tutta Europa, in tutto il mondo, e sanno benissimo che stanno venendo a competere in un territorio dove il mondo del caffè, il bar italiano, è una grande istituzione anche per l'attrattività. Quando si viene in Italia si pensa al caffè. Ecco, Deidel, state pensando già in qualche modo a come vincere la concorrenza? Vi state inventando qualcosa? Credo che questa sfida sarà forte, perché quando arriva Starbucks, come lei ha detto, aprirà altri 4 punti a Milano, ma se fa quello che è successo in Francia, no? Dove sono i nostri vicini cugini, poi aprirà anche nel resto d'Italia, quindi andrà a aprire in altre località, quindi noi dovremmo essere più attenti, il loro mondo non è quello solo del caffè dove si va, ma con una serie di prodotti legati, con modelli anche di consumo, i muffin o la loro torta al limone, quindi portano un modello di cultura, credo che avrà una grossa presa sui giovani soprattutto, non è un caso che abbia scelto quella location importante, costosissima, con il mondo del caffè come è stato descritto quando ha iniziato questo momento prima dell'intervista, quindi vorrà dire che noi dovremo proprio portarli a rappresentare non soltanto il momento di sorseggiare un espresso, ma portare i giovani a vivere un momento, perché i locali sono molto belli, quindi ci sarà in atto una trasformazione in tutto questo. Quindi bar, ma che quindi è un pezzo importante, lei l'ha detto, Milano rappresenta il maggior numero di... Perfetto Deida. Allora, noi la ringraziamo per la sua analisi, ci sentiremo a questo punto per fare un bilancio di quello che è stato l'impatto dell'apertura del primo Starbucks in Italia, l'apertura a Milano. Grazie per essere stato con noi.